Da un punto di vista psicologico, cambiare casa per un giocatore non è facile, perché cambi città, cambi abitudini. Devi sempre cercare di avere di fianco a te compagni, alleati, amicizie giuste, sane, che ti possano permettere di svolgere bene la tua professione, ma di goderti anche una buona vita privata. Cambiando città, cambiando casa, la famiglia deve stare unita, deve trovare forza, deve sempre trovare lo sfogo alle situazioni professionali e deve cercare di rinnovare le abitudini. Secondo me poche cose semplici sono essenziali per gestire bene i momenti di riposo e ricaricare le pile per nuove avventure. Il calciatore oggi deve sapere far bene il proprio lavoro e stare legato agli affetti più cari, che sono quelli che gli danno forza e lo sostengono. E deve cercare di dare valore anche al messaggio che dà la gente che lo segue, ma soprattutto da un punto di vista morale, perché l'onore e l'onere di ricoprire un ruolo così in vista deve vedersi ogni giorno, soprattutto nell'aspetto fuori dal campo, non solo in campo.